Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video, o meglio in un nuovo vlog. Oggi sono 4 giorni che siamo qui, siamo arrivati venerdì dopo un viaggio abbastanza tranquillo e ci siamo sistemati in questa camera. Siamo in un bed and breakfast meraviglioso che è 100% sostenibile. Questo cosa significa? Significa che oltre ad offrire prodotti che sono totalmente a chilometro zero e preparati in casa, addirittura anche il sapone o tutto quello che troviamo in bagno non ha ricaricabile, ecco, quindi viene comprato sfuso. Ma a parte questo, è proprio l'intera struttura che è stata costruita e funziona in modo che il suo impatto sia praticamente uguale a zero, quindi siamo davvero felici di trovarci in una struttura del genere. Siamo arrivati appunto venerdì e per occupare un po' la giornata, perché era caldissimo, c'erano tipo 40 gradi, siamo andati in un paese qui vicino per cercare un po' d'ombra. E qui ci sono c'è una fonte di acqua che viene utilizzata poi in tutta la zona e quindi niente, abbiamo girellato in questo paesino dove abbiamo anche pranzato prima di tornare qui nel bed and breakfast e riposarci in vista insomma del giorno importante che sarebbe stato il sabato. Sabato abbiamo incontrato la nostra bambina nel pomeriggio, quindi abbiamo diciamo occupato la giornata nel miglior modo possibile perché eravamo veramente molto emozionati, io soprattutto, e invece è andata molto bene. Ne ho parlato anche su Instagram e insomma ho ricevuto tantissimo affetto, tantissima partecipazione anche prima, nelle ore prima dell'incontro, mi avete veramente scaldato il cuore. E poi quando l'abbiamo incontrata, insomma, è stato veramente l'apice della felicità. È stato un incontro non troppo lungo, però pensavo sarebbe stato più breve. Invece la bambina era tranquilla, quindi siamo rimasti un po' a chiacchierare con lei. E c'erano anche due operatrici dell'istituto dove si trova, ovviamente. E niente, all'inizio era un po' timida, però insomma lei ha aspettato tanto come noi questo incontro. E poi si è sciolta, è venuta anche in braccio sia a me che al maritino. E abbiamo chiacchierato, le facevamo delle domande, e però insomma poi dopo si è sciolta, è una gran chiacchierona, quindi è stato molto bello. Il giorno successivo, cioè ieri, addirittura l'abbiamo vista 2 volte, la mattina sempre in istituto, dove abbiamo giocato insieme, abbiamo disegnato, colorato e lì veramente ha cominciato a prendere confidenza con noi ed è bellissimo sentirsi chiamare mamma e babbo. E, oltretutto quasi subito ha chiamato Riccardo babbo, nonostante qui si dica papà. Per lei è stato abbastanza naturale, ecco, usare questa parola, che è naturale anche per noi. E il pomeriggio abbiamo fatto la prima uscita, quindi da soli, siamo tornati nello stesso posto dove eravamo stati il primo giorno e abbiamo fatto semplicemente merenda insieme, però è stato bello insomma uscire insieme dal contesto dell'istituto e sentirsi un po' una vera famiglia al di fuori. Questo è il racconto dei primi 3 giorni trascorsi qui. Io e il maritino poi per ora pranziamo e ceniamo nei vari ristoranti che troviamo in giro e occupiamo le ore senza di lei aspettando di vederla praticamente. È difficile descrivere le emozioni di questi momenti e probabilmente potrei passare un'ora qui a parlare di quello che abbiamo sentito, delle nostre sensazioni, di quello che proviamo ogni volta che la guardiamo, ogni volta che siamo con lei, ogni volta che scopriamo un pezzettino del suo carattere. Ti dicono che sarà una bellissima esperienza, ma fino a quando non la vivi non ti rendi conto di quanto sia devastante, prende ogni cellula del tuo corpo e la fa brillare. Questa è la sensazione che provo io, sento brillare veramente ogni cellula del mio corpo e la gratitudine arriva fino alle stelle. E questo credo che sia una delle sensazioni più belle che io abbia mai provato e che forse mai proverò nella mia vita. Adesso devo andare perché tra poco abbiamo un nuovo incontro con la bambina e quindi finiamo di prepararci e partiamo. Il resto del viaggio è fatto solo di frammenti.
avrò modo di parlarvi meglio di come è stato diventare una famiglia. Ci siamo goduti del buon cibo diviso in tre e visto paesaggi mozzafiato. Nostra figlia si è subito sentita parte di noi, ci ha accolti nel suo cuore con grande naturalezza, rendendo semplice quell'avvicinamento che tanto avevamo sognato ma che ancora un po' ci spaventava. Questo è il potere dei bambini. Abbiamo viaggiato per raggiungere acque cristalline, dove ci siamo persi tra le tante famiglie che giocano a fare castelli di sabbia. Ci siamo dedicati ad attività come serate di musica in angoli pittoreschi e tour di parchi abitati dai dinosauri, tutto sotto un sole cocente. La guida era una signora simpaticissima che ha saputo coinvolgere la bambina in tutto il suo racconto dei grandi e primitivi abitanti della terra. Fuori dal parco c'era una piccola fattoria piena di animali, ai quali abbiamo potuto dare un po' di cibo. Un giorno abbiamo anche fatto una passeggiata a cavallo e la natura ha fatto da sfondo a quelli che sono stati giorni indimenticabili. Il nostro vero viaggio però è iniziato ufficialmente il 14 agosto, quando finalmente siamo tornati a casa. La frase che credo si adatti meglio a questo momento sia: e vissero a lungo, felici e contenti.